laminare. È vero, è stata un'emozione molto forte. Raggiungere gli operai in lotta, ascoltare la loro viva voce, come hanno deciso di far sapere che loro esistono, perché in questo paese l'informazione non va male per tanti motivi, ma anche perché non racconta le storie reali. Allora ho pensato che il prossimo articolo che vorrei scrivere su un fatto è proprio questo. Io vorrei chiedere alla Carta dei Politici di andare alla Finara. Gli farebbe bene, farebbe bene anche alla Finara. Erano firmati a Palazzo Chigi accordi che forse non andavano firmati. Io penso che farebbe bene un bagno nella realtà, invece di vivere barricati nei loro palazzi, fare un gesto di umiltà, fare un gesto che li potrebbe rimettere in contatto con la gente che dovrebbero rappresentare, ecco, andassero alla Finara. Lo dico senza ironia, perché sappiamo che la Finara in passato è stato un luogo di detenzione, non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa. Sto parlando della parte politica alla quale mi sono sentito adesso un po' meno, più vicino, cioè la parte politica del centro-sinistra. Non basta chiamare la gente in piazza e dire adesso faremo l'alternativa, bisogna fare gesti concreti, bisogna pensare. Cercheremo anche di aiutare questi politici a riscoprire il gusto della politica. Grazie. Allora, io vorrei cominciare subito da Massimo Cara, un dipendente dell'Alcoa, se ci racconta il loro pezzo di storia. Sono preparato un intervento perché io vorrei iniziare così. Noi, come il fatto al suo slogan, anche noi lavoratori al CoA abbiamo il nostro slogan, l'abbiamo nominato, non moleremo mai. Questo l'abbiamo portato in tutte le piazze che abbiamo in questi mesi combattuto, perché di questo si tratta, perché sono piante che abbiamo combattuto con la polizia, purtroppo, per salvare il nostro posto di lavoro. Noi, la nostra storia come dipendente Alcoa è iniziata più o meno 3 mesi fa. L'azienda ci ha comunicato che avrebbe chiuso lo stabilimento in quanto i costi dell'energia erano altissimi rispetto al resto d'Europa. Non so quanto tempo. Perché poi mai prendo. Quindi da lì è iniziato il nostro calvario. Un prezzo dell'energia che rispetto al resto d'Europa, e il resto d'Europa più o meno paga il kilowattora, giusto per capire cosa abbiamo fatto nella nostra battaglia, perché noi è che abbiamo battaglia, non più perdenza. Il kilowattora che viene pagato nel resto d'Europa a 0,30 centesimi di euro, e in Italia si paga a 0,70 centesimi. Per un'azienda come la nostra, che per produrre alluminio è una materia prima che incide l'energia più o meno al 40%, stiamo facendo un calcolo che si aggira più o meno su 2.800.000 kilowattori al mese. Insomma, questo dà un attimo quello che è il tanto in denaro
rispetto a quello che potrebbe essere anche un aumento di un solo centesimo di euro. Infatti l'azienda lo ha comunicato che restare in Italia significava perdere, l'azienda Alcoa lo ha comunicato, significava perdere 8 milioni di euro al mese, e questo non rendeva più competitiva la produzione di alluminio in Italia. Così vale per la Sardegna e così vale per il Veneto. Tra l'altro, una multa che era stata fatta dalla Comunità Europea, in quanto riteneva un aiuto di Stato il prezzo dell'energia pagato fino al 2008, al 2009, e quindi faceva una multa alla multinazionale Alcoa di 600 milioni di euro, pare 600 milioni di euro. Da qui sarebbe chiaro che erano tutto quanto, noi ci siamo trovati dall'oggi al domani senza, più o meno senza posti di lavoro, ci siamo trovati con un'azienda che stava scappando dall'Italia. E cosa siamo riusciti a fare? Ancora non lo sappiamo esattamente dico cosa siamo riusciti a fare. Di certo abbiamo iniziato una dura battaglia dove ci ho visto in diverse piazze. Abbiamo fermato una nave della Tirrenia a Cagliari, stava attaccando, l'abbiamo fermata, abbiamo avuto problemi anche con la ridere, però abbiamo dovuto fare anche questo, abbiamo sbattuto appunto i caschi un po' da tutte le parti, ci siamo scontrati con la polizia diverse volte, abbiamo dovuto occupare l'aeroporto di Hermas. Abbiamo occupato anche il Ministero del Lavoro per un paio d'ore. Questo ci ha portato ad aprire un tavolo di trattativa a Palazzo Chigi, dove già abbiamo fatto quattro riunioni, che lì finalmente il governo, speriamo che non siano solamente promesse, finalmente il governo ha preso una posizione chiara nei confronti dell'Alcoa, perché è vero che in questa situazione l'Alcoa stava pagando un kilowattora che era molto, molto alto rispetto al resto d'Europa, ma è altrettanto vero che questa multinazionale, da quando è arrivata in Italia, non ha fatto altro che utili. Non li ha lasciati in Sardegna, attenzione, neanche in Italia, nel Veneto, se li ha portati a casa sua. Non ha lasciato un centesimo, perché noi, da quando è entrata l'Alcoa, nell'anno del 1996, che lo stabilimento è stato regalato allora dal governo italiano, regalato perché più o meno è stato pagato 300 miliardi di vecchie lire, quindi si può dire che è stato regalato, da allora non ci sono stati investimenti che hanno proiettato al futuro l'economia di quel territorio, perché nel sud di Gleviente, chi è sardo capisce bene, conosce bene qual è la situazione del sud di Gleviente. Più o meno il nostro territorio è 150.000 abitanti, 30-35% è fatto di disoccupati. Abbiamo più o meno più di 2.000 casi integrati. Quindi è chiaro che in una situazione come questa, una chiusura di uno stabilimento come l'Alcoa, che più o meno tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, spamma più o meno 2.000-2.500 famiglie. Questa è la realtà che abbiamo. Adesso noi non sappiamo se siamo riusciti a modificare questa tendenza alla chiusura di quello stabilimento, anche riconoscendo che è uno stabilimento che, insomma, la produzione di alluminio non può essere uno stabilimento che fa dolcetti, inquina, ne siamo consapevoli, ma quello abbiamo, non abbiamo altro. Di quello sfamiamo le nostre famiglie e di quello stiamo sopravvivendo, se di questo dobbiamo parlare, perché stiamo parlando di stipendi di 1.300-1.400 euro al mese.